Oggi, per una donna vittima di maltrattamenti, restare in casa è un rischio. Gestire rabbia e ira è più difficile durante una convivenza forzata. Molte donne stanno vivendo un'emergenza nell'emergenza. I bambini saranno sempre più spesso testimoni di violenze domestiche. In questi giorni sono crollate le denunce per maltrattamenti. La convivenza forzata scoraggia le donne a contattare i centri antiviolenza. I vicini di casa, però, non possono far finta di nulla. Se sentite rumori sospetti, grida, minacce, rumori di percosse, chiamate subito le forze dell'ordine. Le vittime di violenza non possono farlo.